In questo file, esercizi, onde su esperimenti, sono proposti una serie di esercizi tratti proprio dagli esperimenti veri. In particolare, un esercizio riguarda l'interferenza costruttiva distruttiva da altoparlanti. Due altoparlanti distanti 3 metri emettono la stessa nota in fase con la stessa ampiezza e si dice anche qual è questa nota, quindi bisognerà calcolare la sua frequenza. Immaginiamo di saperlo fare, poi impareremo a farlo. Questi due altoparlanti sono affacciati uno di fronte all'altro, uno per esempio sta qua, uno sta da quest'altra parte qua giù e emettono onde, una progressiva e una regressiva, che vanno a interferire nella zona in mezzo tra i due altoparlanti. E bisogna calcolare almeno una posizione di interferenza distruttiva e una di interferenza costruttiva, escludendo il punto centrale perché è troppo facile, in cui va posto il microfono. Affinché appunto si verifichi l'interferenza distruttiva o costruttiva. Una possibilità per risolvere questo esercizio è andare per tentativi, cioè uno prende un punto qualsiasi, diverso dal punto centrale, che ne so, potrebbe essere per esempio il punto che dista 2 metri dal primo altoparlante e di conseguenza 1 metro dal secondo. E va a vedere se il percorso, il cammino, cioè va a calcolare il cammino che fanno queste due onde per arrivare in quel punto. Abbiamo detto che il primo cammino è lungo 2 metri, il secondo è lungo 1 metro. Però dobbiamo vedere quante lunghezze d'onda è, e in particolare ci serve la differenza di cammino. Quindi, se uno cammina 2 metri e l'altra onda 1 metro, la differenza di cammino è 1 metro. 1 metro, quante lunghezze d'onda sono? Allora, immaginando che noi conosciamo la lunghezza d'onda, impareremo a calcolarla. Perché la conosciamo? Perché sappiamo che nota è questo sol. Allora, immaginiamo che questo metro, che è la differenza di cammino, corrisponda per esempio a, non so, una lunghezza d'onda e mezza. Allora possiamo dire che, siccome la differenza di cammino è una lunghezza d'onda e mezza, quel punto che abbiamo scelto è un punto, è un nodo, un punto di interferenza distruttiva. Se invece scopriamo che la differenza di cammino, che era 1 metro, corrisponde per esempio a 2 lunghezze d'onda, allora diciamo che quel punto che abbiamo scelto è un antinodo, perché la differenza di cammino che percorre, cioè la tra i cammini che percorrono le due onde, è un multiplo intero di lambda. Se invece la differenza tra i due cammini non è nessuna delle due condizioni, cioè non è un multiplo intero di lambda, neanche un multiplo intero di lambda più mezza lunghezza d'onda, allora andiamo a spostare quel punto cercando di capire un po' più a destra, un po' più a sinistra, di quanti centimetri lo devo spostare per avere o la condizione di interferenza costruttiva, quindi un multiplo intero di lambda, o la condizione di interferenza distruttiva.